Allora, mi chiamo Angela Colli, sono una docente di scienze attualmente a riposo. Ho insegnato in vari tipi di scuole, ho iniziato dagli istituti professionali per poi passare agli istituti tecnici e licei e ho concluso la mia carriera come dirigente scolastico in un professionale. Quindi sono sempre stata particolarmente affezionata a questa scuola, però ho notato gli ultimi anni recenti, tra l'altro nel periodo di transizione tra la vecchia normativa e l'attuale normativa che è scaturita dalla riforma Gelmini, veramente dei motivi di criticità. Per cui mi è sembrato una buona idea quella del Ministero con il decreto legislativo numero 61, con attuazione della legge 107 del 2015, di cercare di riformare la didattica di queste scuole che per lungo tempo erano rimaste un po' una via di mezzo tra un istituto tecnico e un corso ancora a livello semplicemente di addestramento, invece hanno una loro natura, una loro valenza molto importante. Con questo decreto, infatti, la novità che secondo me è importante è il tipo di didattica, di organizzazione che è di tipo modulare. Cioè, non si pensa più di poter svolgere un programma, l'antica. Tra l'altro, spesso io mi ero accorta che le varie discipline andavano ciascuno per proprio conto, questo a volte succede anche in altri tipi di scuole, ma organizzare delle unità di apprendimento con degli obiettivi che siano adatti per quel tipo di scuola, per quel tipo di studenti, e arri si arrivi a qualcosa di concreto, cioè a delle competenze. E una novità mi è sembrata anche questa del compito di realtà, in cui le competenze acquisite possono essere spese. Appunto, perché questa nuova organizzazione e che tipo di metodologia? Una metodologia di tipo induttivo, che per quanto mi riguarda, io ho sempre insegnato scienze. Sono partita dalla chimica, ho insegnato biologia, scienza della terra, quindi quelle che attualmente vengono indicate insieme alla matematica, le STEM. Questa metodologia cerca di partire dal particolare e arrivare a quelle che sono le leggi fondamentali, ricostruendone praticamente il tragitto. Una didattica per questo scopo non può essere trasmissiva, ma deve essere necessariamente laboratoriale, dove gli studenti si realizzano, perché io ho visto spesso nell'ultima scuola in cui sono stata, anche se non ero direttamente docente, ma mi piaceva girare per le classi, anche con a volte un po' di sconcerto da parte dei docenti, quando entravo nei laboratori vedevo i ragazzi veramente gratificati, ragazzi che lavoravano, ragazzi interessati, mentre spesso nelle classi si annoiavano e quindi anche problemi di tipo disciplinare. Un altro punto fondamentale per questo tipo di scuola e anche per questa didattica è l'alternanza scuola-lavoro. Cioè, l'alternanza scuola-lavoro nei professionali era già attiva fin dai primi anni 2000, 2010, avevamo molti fondi, anche forse di più che adesso, perché erano fondi dedicati in particolare a questo tipo di scuola ed era praticamente obbligatoria. Poi è stata diffusa in tutte le altre scuole, ma in queste scuole è fondamentale. Primo perché permette allo studente di mettere in pratica quello che ha imparato nella realtà del lavoro e poi perché spesso porta anche a formare nuovi rapporti col mondo dell'imprenditoria o del piccolo artigianato, in modo tale che lo studente, quando esce, quello studente diciamo medio o bravo, ma anche a volte studenti che non hanno eccessivi risultati scolastici, ma trovano facilmente lavoro. La progettazione appunto interdisciplinare e anche la valorizzazione di quelle che sono le particolarità della singola persona, che spesso arriva al professionale dopo un iter molto travagliato, e quindi questo progetto formativo individuale potrebbe essere una novità che valorizza anche quello che il ragazzo ha fatto prima. È un'utenza debole, però l'organizzazione didattica proposta
è forte perché queste figure professionali di livello intermedio sono richieste dal mondo del lavoro e infatti possono avere ruoli operativi e anche adeguate responsabilità. Si sente spesso dire che alcuni imprenditori di particolari settori non riescono a trovare il tipo di studente adatto. Il tipo di lavoratore che loro vorrebbero. E quindi è giusto che la scuola, in connessione col mondo dell'industria, più che l'industria, almeno nel mio territorio, è molto attivo una via di mezzo, diciamo, tra l'artigianato e la piccola industria, dove anche si formavano con la vecchia apprendistato, uno andava a lavorare molto giovane, imparava lavorando, oggi hanno bisogno comunque dell'intermediazione di una scuola. Quindi offrire risposte dinamiche al mondo di un lavoro che è in continua progressione e anche fare in modo che i ragazzi percepiscono quello che imparano come qualcosa che gli serva. Quindi questo che cosa comporta? Come abbiamo già detto, una flessibilità organizzativa didattica e una personalizzazione dei percorsi, perché ogni studente, ogni persona ha una diversità di modo di approntarsi col sapere e ha una diversa capacità di apprendimento. Alcuni sono più adatti proprio al saper fare, imparano in pratica, è inutile spiegargli in teoria devi fare così così, bisogna farglielo vedere. Inoltre anche la sensibilità, le attitudini, la motivazione può essere molto diversa. Quindi, come abbiamo anticipato, entro il 31 gennaio il consiglio di classe deve redigere un progetto formativo che evidenzi i saperi e le competenze acquisite anche al di fuori della scuola, quindi nel famoso sapere non formale e informale, che è importante perché è un patrimonio che lo studente, il futuro lavoratore, si porta dentro. Quindi ci sono sia potenzialità, ma ci possono essere anche carenze e quindi questo studente potrà inserirsi in un percorso formativo adatto alle proprie aspirazioni, alle proprie capacità. E poi un altro importante che abbiamo detto, è inutile pensare di spiegare dalla cattedra determinati principi, anche importantissimi, ma le discipline di studio devono essere collegate fra loro e questo collegamento avviene attraverso gli assi culturali, percorsi che siano interdisciplinari per poter essere utilizzati in una metodologia, come abbiamo ripetuto, induttiva ed esperienziale. Oltretutto, un'altra novità è che ci possono essere anche diverse articolazioni del tempo scuola con dei periodi didattici. E le classi possono essere suddivise in livelli di apprendimento anche in base alla disciplina. E una quota del curriculum di circa 264 ore è destinata alla personalizzazione e alla realizzazione del progetto formativo individuale di cui abbiamo già detto e allo sviluppo di questa dimensione importantissima delle attività di alternanza scuola-lavoro. Quindi di nuovo il progetto formativo individuale che è importantissimo perché lo studente con quello potrà orientarsi, proseguire nella propria crescita. Perché l'impostazione è di tipo costruttivista, cioè che lo studente, il docente, non è un vaso vuoto da riempire, ma è una realtà in continuo mutamento, dove già ha qualcosa in sé e il sapere, l'imparare è un ristrutturare, un fare, rifare quello che c'è già prima. Inoltre, il migliore modo per imparare è sempre quello da fare, by doing, cioè le attività pratiche, che non sono semplicemente fare qualcosa con le mani, ma sono fare qualcosa nella realtà, fare qualcosa che abbia un senso. Infatti, praticamente quello che noi leggiamo, che ascoltiamo, viene spesso dimenticato. Non riusciamo a
a mantenere queste informazioni, se non continuamente ripetendole, eccetera. Anche quello che vediamo e quello che vediamo e sentiamo, ad esempio vedere qualcosa fatto da altri, è un pochino più efficace, ma meno di quello che facciamo noi stessi. Quindi, quando partecipiamo a un laboratorio, però senza semplicemente guardare, ma lavoriamo noi, quando prepariamo noi qualcosa che poi verrà, ad esempio, mostrato agli altri. E infatti questi compiti che vedremo di realtà spesso hanno un prodotto finale che non è che finisce lì, ma deve essere mostrato al resto della classe, ad altre classi, a seconda. I tempi sono un momento critico perché infatti non sono molto lunghi, cioè sono abbastanza compressi. Si parla, essendo le scienze integrate, comprendendo tutte le discipline scientifiche, la media è di 2 ore alla settimana. Infatti, abbiamo le varie aree. Nell'asse scientifico e tecnologico abbiamo 198 ore, da 198 a 264 ore. Invece una parte, anche una disciplina che può essere strettamente connessa all'asse scientifico-tecnologico, quindi viene compresa in questo asse, è quella delle tecnologie informatiche e poi tecnologie di presentazione grafica. E in alcuni casi c'è anche l'aiuto di un ITP, quindi si possono organizzare in questo caso attività pratiche, però le ore sono comunque un vincolo, non sono moltissime rispetto alla vecchia normativa dove c'erano, io ho insegnato in una professionale per quanto riguarda l'industria e c'erano abbastanza ore di fisica. C'erano scienze più o meno come adesso, però il complesso delle ore disciplinari era maggiore. Cosa si può fare? Cosa si vuole arrivare? Si vuole arrivare non a un sapere, abbiamo detto, tra virgolette, accademico, che in queste scuole proprio non ci sta per niente, ma un sapere pratico, ma nello stesso tempo non pratico solo saper fare così brutalmente, ma saper fare con la testa, quello che viene chiamato competenza, cioè la capacità di utilizzare sia nello studio, nel lavoro, nella propria vita futura, le conoscenze e le abilità acquisite sia nella scuola, cioè nella parte formale, sia quello che è la vita quotidiana nel non formale, sia in corsi, attività all'esterno della scuola, nell'informale. Quindi questo è molto importante perché il quadro europeo delle qualifiche che i vari stati dell'Unione hanno concordato tiene conto proprio di diversi livelli di competenza a seconda del proprio dire nei titoli di studio e si parla di autonomia e responsabilità. Quindi non ci sono solo le conoscenze, le abilità, quindi sapere, saper fare e saper essere, ma anche proprio quello che è un saper essere profondo, atteggiamenti, emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidiana propone in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Si tratta di accertare non ciò che, come diceva Wiggins, non ciò che le studenti sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa, cioè un sapere che deve essere contestualizzato, cioè se è fine a se stesso, primo tanto si perde dopo l'interrogazione e poi non serve a nulla in questo tipo di scuole. Per quanto riguarda l'asse scientifico-tecnologico, le competenze, sono di questo tipo: agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. E poi, per quanto riguarda la
parte legata alle TIC, utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. Per arrivare alle competenze sono necessarie, come abbiamo detto, sia le conoscenze che le abilità. Le conoscenze sono l'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento, sono quindi fatti, principi, teorie, pratiche relative a un settore di lavoro di studio e nel quadro europeo delle qualifiche possono essere descritte come teoriche e pratiche. Mentre le abilità è il saper fare, sono le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare ciò che si sa per portare a termine i compiti e risolvere problemi. Sono descritte come cognitive, quindi il pensiero logico, intuitivo, creativo, ma anche pratiche, quindi che sono particolarmente importanti in questo tipo di scuola, l'abilità manuale, l'utilizzo di metodi, materiali e strumenti. Inoltre, recentemente, maggio 2018, l'Unione Europea ha adottato nuove competenze chiave per l'apprendimento permanente che riguardano non solo la scuola, ma anche il cosiddetto imparare per tutta la vita, insomma. Quindi la competenza alfabetica funzionale, la competenza matematica in scienze e tecnologia, che sono poi quelle dell'asse scientifico-tecnologico, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, una competenza digitale, la competenza imprenditoriale, la competenza personale, sociale, la capacità di imparare e di imparare, la competenza multilinguistica e infine la competenza di cittadinanza. Tutte queste competenze possono essere spese in un compito di realtà, sia in quello che sarà il prodotto in finale, sia anche nelle varie fasi intermedie. Appunto, cosa dice l'Unione Europea riguardo a queste competenze? Le competenze in scienze è la capacità di spiegare il mondo che ci circonda. Usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, compresa l'osservazione, la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre delle conclusioni che siano basate su delle evidenze, sui fatti e inoltre essere anche disponibili a farlo. Poi ci sono competenze in tecnologia e ingegneria, che sono quelle, la tecnica, quindi rispondere ai desideri e ai bisogni dell'essere umano. E tutte queste competenze, quindi scienze, tecnologia e ingegneria, quelle che vengono chiamate STEM, le discipline STEM, implicano le compressioni dei cambiamenti determinati dall'attività umana e delle responsabilità individuali del cittadino. Infine, è importante sempre coniugare queste competenze a quelle digitali, dove si presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo, ma anche l'uso in modo critico. Ad esempio, molte attività, molte iniziative sono dedicate anche alla sicurezza informatica e all'utilizzo non solo passivo, ma sempre più attivo delle TIC, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi, non solo l'alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione, collaborazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali, anche programmazione, questo è parte di un'apposita disciplina, e come dicevo, la sicurezza, soprattutto essere a proprio agio nel mondo digitale e avere anche grosse competenze sulla cibersicurezza, le proprietà intellettuali, che spesso viene trascurata, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. E queste sono quelle competenze di cui bisogna sempre avere lo sfondo, perché ormai siamo legati all'Unione Europea e comunque tutto va nella stessa direzione della scuola italiana. Ecco, cosa sono le unità di apprendimento? Le unità di apprendimento sono un insieme di competenze legate ad abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo. E da una parte sono necessarie per la valutazione, cioè quello che era il programma di una volta, la progettazione viene costruita in unità di apprendimento,
che sono utilizzabili per la valutazione, cioè alla fine del documento è prevista una valutazione, ma anche nel biennio, soprattutto la certificazione e il riconoscimento dei crediti nel caso di passaggi anche da un sistema all'altro. Perché teniamo conto che poi c'è anche il sistema regionale di istruzione professionale. Le unità didattiche devono partire da obiettivi adatti e significativi, che quindi, come abbiamo detto all'inizio, abbiano un senso per lo studente, con percorsi di metodo e di contenuti. Alla fine si valuterà livello di conoscenze, abilità e quindi alla fine quello che è la competenza richiesta verrà valutata. Ecco, cosa raccomanda il famoso decreto ministeriale per quanto riguarda la progettazione di un'UDA, quindi di un'unità didattica? Allora, prima di tutto, ogni unità didattica avrà un suo titolo. E il titolo può essere autoesplicativo, collegato, diciamo, alla programmazione e può essere anche codificato nel piano annuale, biennale. Poi, importantissimo, le competenze. Quindi è un tipo di programmazione che diremmo parte dalla fine, cioè parte sapendo quello che si vuole ottenere, quali sono i passi da compiere. Quindi, quali competenze promuovere possono essere per l'area di indirare, in indirizzo, per l'anno, quello che si vuole. In genere è meglio non esagerare con le competenze, cioè un'UDA potrebbe essere già legata anche a un'unica competenza. Il monte ore, questo è molto importante perché c'è comunque il vincolo delle famose ore annuali, anche se possono essere distribuite, insomma, in modo molto flessibile. Allora, deve tener conto di tutte le attività che si intende realizzare, anche eventualmente della scuola lavoro, delle attività fuori dalla scuola. Non deve essere troppo poco, ma neanche troppo ampio, perché bisogna anche tener conto che in effetti in un certo periodo annuale o anche biennale bisognerebbe coprire un pochino tutte le discipline cercando di fare un numero non esagerato di UDA. Poi gli insegnamenti coinvolti e ogni insegnamento quante monte ore dedicherà e anche qui prima ancora di progettare le attività si parte sempre dalla fine, quale sarà il compito autentico, che è un compito, come abbiamo già detto, poi faremo degli esempi, che deve essere significativo e anche coerente con quello che è la modalità, le competenze dell'UDA. Alla fine ci vuole un prodotto da realizzare e qualcosa appunto di significativo, ma anche di concreto. Nell'attività bisognerebbe indicare le varie fasi di lavoro, quali sono i contenuti delle varie attività e se i ragazzi lavorano da soli, in gruppo, in presenza, a distanza, sul campo. Alla fine, criteri per valutare e certificare. Le variabili valutative chiave sono le evidenze, che cosa si può vedere, che cosa viene fuori nel prodotto finale, ma soprattutto anche nel processo, cioè in tutte le varie fasi per cui siamo arrivati a un certo prodotto. E cosa verrà somministrato agli studenti? Lo stesso compito in realtà praticamente può essere uno strumento anche valutativo. E vedremo alla fine degli esempi, le rubriche di valutazione con quattro livelli di padronanza, cioè da un livello basso ad uno di completa padronanza. Quindi per le scienze integrate una metodologia che potrebbe andare nella stessa direzione di quella prevista, che qui parla semplicemente di metodologie induttive, ma per le scienze una metodologia è la metodologia IPSE, quindi basata sull'Inquiry Based Science Education, basata sull'investigazione inquiry. Quindi un approccio induttivo in cui al centro c'è l'esperienza diretta. Le attività coinvolgono gli studenti perché gli studenti devono indicare delle evidenze. Qualcosa che loro sperimentano,
ragionando in modo critico e logico e poi interpretando, ad esempio, di solito la metodologia potrebbe essere quella di eseguire un esperimento e lì discutere, vedere quali sono i risultati, cosa è andato bene, cosa no. E quindi fanno delle investigazioni che sono un po' quello che fa la scienza. Comprendono come gli scienziati sono arrivati a determinate conclusioni. Infatti, le varie fasi di questa metodologia sono una fase di, potremmo dire, reclutamento, ad esempio l'osservazione di un fenomeno oppure un'esperienza diretta in cui i ragazzi trovano qualcosa di interessante, cominciano a porsi delle domande, cominciano anche a indicare le loro osservazioni. Ah, questa cosa qui potrebbe essere così, potrebbe essere questo il motivo, ad esempio osservare un corpo che galleggia oppure qualche esperimentino di fisica, di chimica un po' curioso, suscita delle domande. Dalle domande gli studenti vengono indirizzati verso l'explore, cioè una fase di sperimentazione. E può esserci un esperimento nei casi proprio migliori, possono essere gli studenti stessi, ma potrebbe essere anche guidato dall'insegnante che attraverso questo explore arrivano a spiegare quello che hanno esplorato e quindi a cominciare a introdurre modelli, teorie, fino che elaborano e cercano di applicare le loro conoscenze, quello che hanno acquisito in altre situazioni, facendo emergere nuove domande, in modo da poter trasferire l'apprendimento. E l'evaluate in genere è il prodotto finale, che quindi potrebbe essere il compito di realtà, che in effetti non è chiuso, ma potrebbe a sua volta portare a una nuova engage, a una nuova ricerca. Quindi engage, l'abbiamo detto, explore, explain, elaborate, evaluate. Naturalmente questo non deve farci dimenticare che l'importante è avere idea di quali sono le cose importanti nelle varie discipline, quelle che possono essere chiamate big ideas, cioè andare al di là delle singole particolarità, ma focalizzarsi sui grandi principi e progettare, abbiamo detto, a ritroso. Sapendo che io voglio che gli studenti acquisiscano, non so, vedremo un esempio sui terremoti, acquisiscano il motivo del perché ci sono i terremoti, delle cause, quindi anche da lì arrivino a una cosa pratica di come si devono comportare, evito di disperdermi troppo, do degli input, ma mi focalizzo su quello che è il discorso, ad esempio, delle onde sismiche. Alla fine la valutazione, che nella valutazione tradizionale è semplicemente una prova, una serie di prove, poi un voto, un giudizio su quello che gli alunni hanno acquisito come conoscenze e abilità. Mentre nella valutazione autentica è qualcosa in più, ritorniamo sempre fino alla nausea, alla parola competenze, ma soprattutto dobbiamo valutare gli studenti in compiti significativi e in contesti reali. Quindi il curriculum deve essere valutato a questo livello. La valutazione autentica, come diceva Comoglio, la valutazione tradizionale, a differenza di quella autentica, cerca la misura solo della comprensione scolastica di un contenuto, dell'acquisizione di un'abilità dello studente e non della capacità con il quale quest'ultimo dà senso ai problemi di vita quotidiana o risolve problemi reali utilizzando le conoscenze che possiede. O come diceva Wiggins, è autentica quando analizza le prestazioni di uno studente in compiti significativi e reali. Quindi anche le prove devono essere, come abbiamo detto prima, non quello che sa, ma quello che sa fare con quello che sa. I compiti di realtà, quindi per questa valutazione autentica, propongono situazioni problematiche, complesse, inedite, vicine al mondo reale, attraverso delle conoscenze e abilità che lui ha già. Per interpretare completamente questi compiti deve appunto usare queste conoscenze e abilità.
Quindi sono problemi connessi al curriculum, non è che uno si può inventare una cosa che non esiste, che poi lo studente non riuscirà mai a risolvere, ma che mobilitano, costruiscono risorse, conoscenze e competenze. Il problema, un problema non chiuso, che fa riferimento a situazioni, come abbiamo già detto, reali e concrete, e deve essere anche un po' sfidante. Magari si possono fare di solito si lavora anche in gruppo, dei gruppi, in modo che un pochino siano in competizione fra loro. Esistono più soluzioni, non è un'unica soluzione. La ricerca di informazione è molto importante, ma è importante anche la propria esperienza. Il prodotto può essere una presentazione, un dossier, quello che si vuole. E spesso, quasi sempre, sono attività cooperative e si valuta sia il prodotto che il processo, non da soli. Nei gruppi, l'insegnante può organizzare i gruppi scegliendo un leader, che è quello che coordina, che fa in modo che il gruppo non vada troppo per la tangente, ma rimanga sul compito. Il custode del tempo e materiali aiuta il leader e raccoglie i materiali di cui il gruppo avrà bisogno, ma anche quelli che ha già utilizzato e tiene traccia del tempo. Il segretario scrive, chiarisce tutto quello che emerge, chiarisce i vari punti e alla fine farà una parte finale di assunto di quello che si è fatto, e l'osservatore che osserva il clima all'interno del gruppo, collabora con il leader, aiuta tutti gli altri mantenendosi all'interno. Questi sono solo degli esempi. Un altro metodo è il metodo a incastro, in cui ogni allievo, cioè si divide la classe a gruppo e ogni allievo di ogni gruppo ha un particolare compito. I gruppi sono eterogenei, poi c'è una serie di alunni, ad esempio ogni gruppo c'è un alunno A che deve cercare, ad esempio, i dati del terremoto, i dati delle onde sismiche, un allievo B che deve cercare il terreno delle varie zone, un allievo C che deve fare un'analisi della storia dei terremoti in una certa zona e così via. Poi alla fine tutti i ragazzi A si incontrano tra loro e cercano di confrontare le proprie conclusioni, mettere in comune i propri lavori. Tutti B e C. Alla fine i gruppi base si riuniscono e ciascuno che ha fatto una parte del lavoro è diventato esperto, ha avuto anche input dagli altri gruppi e quindi il gruppo finale è arricchito da questa modalità di lavoro. Poi abbiamo detto, importante la valutazione, le vedremo anche alla fine, le rubriche sono strumenti di valutazione impiegate perché possono valutare sia il prodotto sia il processo, le prestazioni. Evidentemente ogni compito deve avere la sua rubrica e si può costruirla dicendo quali competenze e dimensioni ritengo fondamentali con questa attività. Quali comportamenti osservabili, ad esempio nel gruppo, la partecipazione, la curiosità, la capacità di interagire con gli altri, la capacità di interagire con l'insegnante e quali livelli di prestazione che nel caso delle UDA, dei professionali, devono essere 4. Allora, è importante anche il diario di bordo che serve per un'autovalutazione. In genere si dà questa consegna sia al singolo che al gruppo. Registra e annota tutte le fasi della tua attività e annota con regolarità ciò che accade. Otterrai così la documentazione completa di tutto il percorso che servirà all'insegnante per valutare il tuo lavoro e te stesso. Quali difficoltà hai incontrato nella richiesta dei dati e delle informazioni richieste nell'elaborazione? Se hai lavorato in gruppo, come vi siete organizzati per il lavoro, per la presentazione? Quale argomento e quale momento dell'attività ha suscitato maggiore interesse? E quali interrogativi sono rimasti aperti? Questo è solo un esempio di quello che può essere un'autovalutazione. Ecco adesso finalmente gli esempi. Ad esempio, un'UDA
coinvolge scienze della terra e fisica, uomo ambiente, energia e movimento. Le competenze sono quelle che avevamo visto all'inizio: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Utilizzare le reti, gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. Inoltre, come competenze chiave europee, alfabetica, multilinguistica, personale sociale, imparare e imparare, anche in materia di cittadinanza. L'abilità, comprendere il concetto di energia nelle diverse forme, questo va bene anche per la fisica, valutarne poi l'impatto ambientale. Acquisire una visione unitaria dei fenomeni geologici, fisici e antropici che intervengono nella modellazione dell'ambiente naturale, saper cogliere l'importanza di un uso razionale delle risorse e del concetto di sviluppo responsabile, equilibrato e compatibile. Saper cogliere il ruolo che la ricerca scientifica e tecnologie possono assumere per un sviluppo equilibrato e compatibile. Poi interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio, grafici, tabelle, eccetera. Quindi, conoscenze, sapere, conoscere la biomimica endogena, più che esogena endogena della Terra e appunto, come abbiamo visto, metodi e strumenti di rappresentazione spaziale, tipi di carte, eccetera. Il compito di realtà che riprenderemo alla fine è, dopo aver fatto questo percorso praticamente quali sono le cause, gli effetti del terremoto e aver analizzato la situazione locale della scuola, gli alunni sono invitati a mettere a punto una serie di regole di comportamento da mettere in atto durante e dopo un terremoto e preparare un vademecum nella scuola come prevenzione antisismica. Praticamente, anche se in alcune zone effettivamente non ci sono terremoti, ma quasi tutta l'Italia è sismica, e quindi uno anche in una zona non sismica potrebbe avere comunque bisogno, anche pure ci sono zone considerate poco sismiche che poi si è visto che non erano tali. Alla fine si realizzerà una presentazione digitale che verrà mostrata e discussa all'intero gruppo classe. Ogni gruppo fa la sua presentazione, poi si discute. Allora, nell'Engage viene mostrato un video dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia che è stato realizzato in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia e mostra il territorio italiano, dove nel territorio italiano negli ultimi 150 anni ci sono stati terremoti addirittura circa 170, e qui già può essere un momento di prima discussione. Infatti vengono date delle domande, vi si riflette sul video e siccome si ferma al 2011, poi ci sono stati altri terremoti e si riflette sul perché è importante conoscere i terremoti dal passato e quindi una prima attività, quindi questo è già un explain, è rappresentare cosa succede all'interno della Terra quando si verifica un terremoto e fare un piccolo testo sulle cause e poi confrontare varie ipotesi, disegni e infine discutere in classe. Poi un nuovo discorso, sempre collegato a questo, sulle onde sismiche e l'utilizzo, appunto abbiamo parlato tra gli obiettivi, proprio quello di utilizzare la cartografia, di utilizzare carte del rischio sismico. Quindi esaminare i vari tipi di onde sismiche completando la tabella. Poi, sempre legato quindi all'utilizzo anche di una cartografia, utilizzare una carta del rischio sismico legandola anche al tipo di territorio, cioè quindi un approfondimento per quanto riguarda le scienze della Terra sui tipi di rocce, e cercare come le onde sismiche si propagheranno in modo diverso a seconda del tipo di rocce.
E quindi un'altra attività con delle domande, come si valuta i rischi sismici, quali terremoti sono più pericolosi e cosa potrebbe succedere, magari niente se siamo nella zona grigia, che è quella meno sismica, tutto sommato, ma vedete che già la Liguria c'è tutta una parte, infatti storicamente, Bussana Vecchia, il Piemonte, cioè anche regioni l'Emilia Romagna, cioè sono veramente parte della Sardegna di poco sismico, c'è poco. E quanto riguarda la prevenzione, anche qui c'è un altro video con delle domande e le cause e gli effetti dei terremoti. Poi un'attività carina, immaginare che due persone sono sopravvissute ai terremoti di Amatrice e dopo aver messo a confronto i due terremoti, raccogliendo informazioni, dati attraverso anche Google Drive e scrivere in gruppo un dialogo immaginario fra questi due personaggi. Alla fine arriviamo al compito di realtà di cui avevamo parlato all'inizio, perché l'inizio è il compito di realtà che sarebbe la fase di evaluate. Un approccio IPSE, praticamente noi l'avevamo in mente fin dall'inizio. Adesso con questo lavoro si arriva a poter costruire un vademecum da utilizzare nella scuola come presentazione antisismica. Ecco, un altro UDA potrebbe essere legato a qui. Le discipline sono soprattutto la chimica, la biologia, meno le scienze della terra. Quindi come competenze saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e l'importanza del loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base nell'area scientifica del settore. E così puoi ascoltare, esporre, eccetera. Ecco, le conoscenze, qui partiamo dagli atomi, dalle basi fondamentali della composizione della materia, per arrivare alle caratteristiche dei viventi e loro interazione con l'ambiente e anche al clima. Quindi questa è un'UDA molto ampia, che poi a sua volta può essere spezzata in diverse tappe. Infatti questa UDA ha un monteore complessivo di 40, quella di prima erano molte meno, non, forse non l'avevo detto, ma potevano essere anche 25, 30, a seconda di quali attività, non tutte le attività poi erano obbligatorie, mentre questa però ha diversi percorsi, dagli atomi alla cellula, dalla cellula alla varietà dei viventi, dove comprende la biologia, la chimica, la scienza della terra e la fisica, quindi 40 ore, però sono quattro discipline con i concetti fondamentali delle discipline. E i compiti, adesso qui non ho messo tutta l'UDA, ma arrivo direttamente ai compiti di realtà. Allora, il compito di realtà, uno potrebbe essere, immagina che un extraterrestre arrivi sulla Terra senza sapere nulla della vita. Prepara un testo che illustri le caratteristiche della vita della Terra. E poi i testi dei singoli vengono, con immagini, disegni, vengono utilizzati dai gruppi per preparare una presentazione sulle caratteristiche della vita sulla Terra. In classe, le presentazioni dei diversi gruppi vengono discusse dall'insegnante e si arriva a un'unica presentazione di classe. Oppure, da solo prepara un testo, cioè è molto simile ma non identico. Il primo illustra le caratteristiche della vita, quindi più dal punto di vista biologico, il secondo illustra le caratteristiche della terra importante per la vita. Quindi si può partire anche da una conoscenza del sistema solare, dei vari pianeti, un pochino della storia della terra, che quali sono le cosa c'è sulla Terra che rende adatto alla vita, a partire dall'acqua, l'atmosfera, e anche qui ogni gruppo presenterà le proprie conclusioni. Un altro esempio più limitato, diciamo, è due esempi, uno che può essere legato sia alla fisica che alle scienze della Terra e può essere inserito in un percorso sul clima.
variazioni della pressione atmosferica. Allora, c'è un primo brano, diciamo, una scheda meteorologia e cambiamenti climatici che è incluso in uno dei libri di testo in cui verranno incluse queste unità didattiche, poi una serie di domande, un grafico di analizzare su cui ci sono delle domande, ad esempio il valore della pressione è legato ai fenomeni meteorologici ma anche all'altitudine, quindi c'è come varia la pressione in funzione dell'altitudine e poi ci sono le varie domande, eccetera. Qui c'entra anche molto la fisica. Poi si ricava lo studente deve ricavare una tabella in cui riporta il valore della pressione per ogni quota e preparare una presentazione del lavoro eseguito da esporre in classe. Anche qui si possono fare degli approfondimenti, quindi sempre legato al discorso pressione-altitudine. A questo poi si possono collegare altri lavori per quanto riguarda, ad esempio, la composizione dell'atmosfera e così via. Un'altra caratteristica, un altro compito più limitato, però carino, è legato a un'unità didattica che si può fare sulla biologia, sul corpo umano e sull'energia. Quindi qui si collega l'energia nel nostro corpo, l'energia, il concetto di energia, la misura dell'energia in fisica e poi un discorso anche sulla chimica. E volendo si può anche tirar fuori le scienze della Terra, un po' più difficile. Qui si parla soprattutto dell'unità di misura, perché l'unità di misura tradizionalmente, per quanto riguarda l'energia per il corpo, ancora viene usata la caloria, anche se secondo le direttive della CE, ancora nel 71, si dovrebbe usare il joule e quindi si vede i vari nutrienti a quante calorie corrispondono e poi bisogna fare una conversione allora tra calorie e joule, quindi intanto si esplora com'è una dieta equilibrata, quali possono essere i valori del metabolismo basale, del fabbisogno energetico alle varie età. Infatti qui c'è tutta una serie di domande sull'energia dal punto di vista sia fisica sia dal punto di vista del nostro organismo. E quindi anche qui la parola dieta, che è considerata sinonimo di restrizione calorica, ma invece che cosa significa? Vai a cercarlo, approfondisci. Fino ad arrivare, ad esempio, un compito di realtà più ampio potrebbe essere progetta una dieta equilibrata, sapendo che un ragazzo della tua età ha bisogno di tot calorie e che queste devono provenire da questo tipo di nutrienti, i quali a sua volta sono contenuti in diversi alimenti, quindi anche un discorso poi più ampio sugli alimenti, sulla piramide alimentare, progetta una dieta equilibrata. Questo è particolarmente utile, ad esempio, per un alberghiero. Ecco, per finire, vorrei parlare un attimo solo un accenno all'unità di apprendimento, quando abbiamo parlato delle rubriche. Faccio solo alcuni esempi, solo perché poi ognuno si deve costruire la propria rubrica in base a quali erano i propri, come dire, le competenze a cui voleva raggiungere. Ad esempio, l'utilizzo di un linguaggio settoriale è una competenza che per quanto riguarda sia il prodotto soprattutto è molto importante, cioè un conto è scrivere con un certo termine, cioè ad esempio se io parlo di calorie, parlo di metabolismo basale con l'esempio che ho appena fatto, oppure parlo genericamente così di energia senza entrare nei dettagli. Quindi nel livello A lo studente utilizza un linguaggio ricco articolato usando i termini in modo appropriato, in modo pertinente. B, così così, comincia ad andare bene, però è abbastanza soddisfacente. C, minimo, e invece D, presenta delle lacune. Un altro esempio è invece
sull'autovalutazione. L'autovalutazione è più un indicatore di processo che di prodotto ed è molto importante. Abbiamo visto che è possibile col diario di bordo, facendo dei questionari, alla fine è sempre necessario un momento autovalutativo e riflessivo da parte dello studente. Allora, nel caso A dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa al proprio lavoro e mira sul miglioramento continuo. B è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e intervenire con le necessarie correzioni. C svolge in maniera minimale la valutazione e gli interventi di correzione. D, la valutazione avviene in modo lacunoso. Ecco, per finire, volevo indicare dei siti come la Gazzetta Ufficiale, un altro sito e Mondadori Education, e questi compiti di realtà sono tratti da testi della edizione Mondadori che verranno prossimamente pubblicati e sono Randazzo, Angela Colli, Stroppa, Stefano Zanoli e coprono le quattro discipline di cui abbiamo parlato: fisica, chimica, biologia e scienze della Terra. Ecco, il collegamento, la presentazione è finita. Allora, la prima domanda che mi fanno è che se i tempi non sono troppo lunghi, ma come ho già detto, i tempi sulle UDA sono molto variabili, cioè è chiaro che avendo in media 2 ore alla settimana, un'UDA. Mettiamo che siano più discipline, quindi 2 ore per disciplina, con 3 discipline sono 4, 6 ore, però diciamo con già una ventina di ore sono 3, 4 settimane, quindi un mese. Però un UDA può avere anche un ampio spettro di, tra virgolette, contenuti e quindi uno in un anno può anche pensare di fare 3, 4 UDA a seconda del livello della classe, a seconda di quello che vuole sviluppare. Cioè la lunghezza è molto legata al singolo insegnante, meglio alla programmazione del consiglio di classe. Certo che un UDA meno di 20 ore non esiste, può arrivare a 40, piuttosto complessa, volendo anche di più, però forse di più e poi è difficilmente controllabile perché alla fine ci vuole un compito che metta i paletti sulla valutazione, eventuale certificazione. Passo alla seconda domanda. Allora, gli studenti sono demotivati, come è possibile riuscire a motivarli? Questo è una grande sfida, è una domanda veramente difficile a cui rispondere perché sulla carta è tutto facile, cioè uno progetta, pensa di arrivare a un certo risultato da quello, costruisce tutta la sua programmazione, poi succede di tutto e di più, ci sono degli intoppi sul percorso, ci possono essere studenti veramente che danno grossi problemi. Ecco, tutto questo è lasciato alla professionalità degli insegnanti, che secondo me sono veramente poco considerati ancora nella società attuale, perché se c'è una speranza per il futuro delle generazioni future è proprio ancora nella scuola. Quindi se l'insegnante è motivato, riesce a sua volta a motivare gli studenti, magari non subito. Anche per gli insegnanti giovani io vedo molte difficoltà, però prima o poi, secondo me, si ha successo. L'importante è non demotivarsi da sé, cioè l'insegnante deve riuscire sempre ad avere un certo entusiasmo in quello che fa e qualche piccola soddisfazione ce l'ha. Alla fine sono anche grandi, però bisogna anche avere pazienza, non è facile. I professionali sono scuole difficili dove secondo me gli insegnanti dovrebbero essere maggiormente gratificati rispetto ad altre scuole dove tutto sommato è più facile motivare gli studenti. Poi mi chiedono una terza domanda, come riuscire a utilizzare le ore disponibili nel modo migliore? Ecco, su questo appunto le UDA e i compiti di realtà aiutano molto, perché
tradizionale interrogazione, come dire, il tempo che uno metteva nell'interrogare tutta la classe, magari 30 persone. Ogni persona doveva avere un certo tempo, giustamente, con il compito di realtà, facendo in modo ovviamente che ci siano sia compiti singoli che di gruppo e che anche nei compiti di gruppo ognuno abbia il proprio spazio della presentazione. Ecco, su questo forse non ho abbastanza insistito, che non è che il compito di gruppo, la presentazione poi la fa uno studente e gli altri dormono. Cioè tutti devono avere un loro compito sia nella progettazione, nella realizzazione, ma anche nella presentazione. Quindi questo praticamente sostituisce le ore dell'interrogazione, perché se uno sa presentare un argomento che ha fatto lui, oltretutto è anche più gratificante sia per lo studente che per l'insegnante. E poi appunto il lavoro non è un lavoro, è più difficoltosa la progettazione, capisco, però poi le ore vengono veramente utilizzate e capitalizzate, cioè non è che si perde il tempo, perché anche molte cose poi gli studenti le possono fare anche a casa, non è detto che il tempo sia solo tempo classe, quello che una volta era il compito, adesso è magari un compito di fare una ricerca in rete, di preparare una parte del lavoro. Ecco, il problema è che gli studenti devono capire che uno degli indicatori, ho fatto un altro esempio, ma un indicatore importante nella valutazione sarà il rispetto dei tempi e anche la consegna in tempo dei vari compiti assegnati. Come ultima domanda, mi chiedono se si riesce ad affrontare i nuclei fondanti delle discipline scientifiche. Sì, secondo me sì, anche perché appunto non è necessario in questo tipo di scuola che uno arrivi proprio all'ultima scoperta, tipo delle biotecnologie, se uno volesse affrontare le biotecnologie, non è necessario l'ultimissima scoperta, ma che cosa c'è dietro? Quindi la cosa fondamentale è come sono nate, ad esempio, le biotecnologie. Se vogliamo, ad esempio, in un alberghiero è molto importante il discorso del cibo, da dove viene il cibo, i cosiddetti OGM che suscitano tantissimo discussione. Quindi potrebbe esserci una. Nella realtà noi abbiamo sempre più bisogno della scienza. Pensiamo a tutte le fake news, pensiamo al discorso dei vaccini. Se gli studenti, a partire proprio da questi tipi di scuola, non vengono educati a una comprensione dei concetti scientifici, rischiano di perdersi poi nelle cose che trovano in rete, nelle fake news, rischiano magari di non voler vaccinare i propri figli in un futuro perché gli hanno detto che fa male. E quindi anche capire come è nata la vaccinazione, infatti un percorso che stiamo realizzando, quindi quando usciranno i testi della Mondadori sarà sicuramente compreso, sempre un UDA, un compito della realtà, sarà proprio legato a questo discorso della salute, non solo l'alimentazione su cui abbiamo visto un pezzettino, ma anche proprio i vaccini, la tutela del proprio corpo, salute malattia, salute prevenzione e quindi un discorso pratico su non quello che dicono può essere giusto o sbagliato, ma partiamo da noi stessi. Cosa succede nel nostro corpo? E quindi, secondo me, le grandi idee scientifiche vanno coniugate nella propria realtà, nel proprio personale. Allora, niente, Ok. con questo avrei finito. Sono molto lieta delle persone che hanno partecipato. Ringrazio tutti e se magari vogliono fare ulteriori ricerche, domande, possono rivolgersi alla casa editrice che mi trasmetterà le loro eventuali altre domande, altri spunti, altre possibilità. Se vogliono altri input, sono sempre disponibile. Grazie.